Oggi inauguriamo questo parcheggio che fa parte di un complesso molto più grande di opera di rigenerazione urbana che è iniziata nel 2018 con il rifacimento della casetta, questa che vedete alle nostre spalle, la nuova strada in cui vedete la costruzione, verrà la nuova scuola, una rotonda all'inizio del paese e speriamo di avere le risorse per fare anche le piazze nel centro storico, per far sì che tutto il centro diventi una ZTL. È un investimento importante in quanto tra la scuola e tutto il resto sarà un investimento di circa 4 milioni di euro, per cui per un comune come il nostro è stato qualcosa di decisamente significativo. Per quanto riguarda il parcheggio invece oggetto di oggi, quanti posti auto avrà e da quando sarà fruibile? Sarà fruibile fin da subito, una volta fatta l'inaugurazione, sono 80 posti auto più 10 dedicati ai motorini, di questi 84 ai portatori di handicap, per cui 76 posti auto più 4. Sì, un restyling importante che è cominciato da anni, un ottimo lavoro dell'amministrazione comunale che ha messo in piedi una serie di programmi, di interventi di riqualificazione urbana significativi. Oggi anche quest'area è deputata a parcheggio, ma non dimentichiamo che stiamo lavorando con il Comune di Dolcedo per la realizzazione della scuola. Un ulteriore finanziamento di circa 200.000 euro che abbiamo recentemente approvato come fondo strategico, sempre per interventi di riqualificazione urbana in un'ottica di viabilità. Quindi per dare a questa realtà che è Dolcedo, questo paese importante, strategico, che unisce qui le valli alla città e che quindi ha un ruolo non solo importante per il paese ma anche per lo snodo che può avere con tutto il territorio, è strategico. Bene ha fatto l'amministrazione comunale. Come Regione Liguria siamo al fianco di comuni che lavorano bene come questo comune e che possiamo dare quindi delle risposte molto concrete ai cittadini in ottica di sicurezza, vivibilità e riqualificazione del territorio. Siamo? Vado? Vai. Ale, evviva!